Bene, bene, vediamo. Prima della fine con il narcisista. 9 segnali che dicono ho finito con te. 9 segnali che dicono che il narcisista ti si vuole togliere dai maroni, fondamentalmente, per poi ritornare, perché ricordiamoci che il narcisista poi ritorna sempre. E partiamo. Vediamo quindi questi 9 segnali che dicono che il narcisista ti vuole lasciare. 9 segnali che il narcisista ti vuole lasciare. Che il narcisista ti vuole lasciare per poi ritornare, perché in realtà sappiamo che il narcisista fa ghosting, cioè si vuole allontanare per poi ritornare per acquisire più potenziale, perché poi di fatto un narcisista non ti lascia mai definitivamente. Perché ovviamente tu potrai sempre in un futuro rappresentare un approvvigionamento narcisistico e quindi perché perdersi la possibilità di avere un approvvigionamento narcisistico? Perché perdersi la possibilità di avere una persona che in qualche modo potrebbe essere al suo servizio? Casomai vieni, diciamo così, declassato al ruolo di scimmia volante. Potresti essere declassato al ruolo di scimmia volante dopo un po', ma poi magari ti riprende. Ovviamente vieni declassata al ruolo di scimmia volante nel momento in cui il narcisista vede che c'è una che gli dà, o uno, perché poi i narcisisti sono anche donne, che gli dà un approvvigionamento narcisistico maggiore. Quindi questo è da tenere presente, è fondamentale da tenere presente. Ma prima di affrontare in profondità il tema, ovviamente iscriviti al canale, attiva la campanella, seguimi su tutti i social, Instagram, ovviamente TikTok, e ti ricordo di fare donazioni al canale. Se vuoi dare un sostegno al canale, fai donazioni che sono sempre ben accette. Poi fai come cazzo vuoi, ma questo è un suggerimento, perché i barboni fanno una brutta fine, come diceva qualcuno, i barboni vanno all'inferno, ma va bene. Allora, vediamo quindi 9 segnali che indicano che il narcisista, grazie a Matrioska, oh, Matrioska, ciao, benvenuta Matrioska, che sono entrato in live con lei. Bene, comunque, entriamo, approfondiamo quindi il tema. Allora, quali sono quindi questi... Grazie. Quali sono questi segnali quindi che fanno capire che il narcisista ti sta per fare ghosting? Allora, intanto devi tenere presente che inizierà a crearti sempre più rapidamente, inizierà a crearti sempre più rapidamente dei conflitti. Perché questa è un po' la caratteristica del narcisista, no? Quella di, diciamo, creare dei conflitti utilizzando una strategia che si chiama moonlight walking. Che cos'è il moonlight walking? È provocarti e tirarti indietro. Fai attenzione alle persone che ti provocano, perché il narcisista inizierà a provocarti dicendo: ma tu non hai il senso dell'umorismo, io faccio delle battute, guarda come reagisci, si vede che pensi male, si vede che mi tradisci, sei una donna troppo sensibile. Io non ho mai detto questo, vedi che mi stai mentendo, quindi utilizza tutta questa tipologia di frasi legate da provocazione perché ti, e poi ti provoca per trovare una scusa per allontanarsi e questo è importante, è fondamentale, tu non devi lasciarti fottere da questo, non devi lasciarti fregare. Perché devi mantenere la lucidità, capire che ti sta semplicemente provocando per poterti poi far vivere il senso di colpa. Infatti, molte persone, salutiamo anche Caterina, molte persone pensano che se n'è andato per colpa loro e quindi se ne fanno anche delle colpe. Questo non dobbiamo mai, in ogni caso, sentirci in colpa quando una persona se ne va. Iniziate a pensare, questo è l'antidoto, è un povero coglione, è un povero deficiente, non sa quello che si perde.
poverino non sa quello che si perde. Quindi questo è il primo punto fondamentale che tu devi tenere presente. Quando se ne va, devi dargli del coglione, ma non a lui, nella tua testa devi dire quello è un coglione, meno male che se n'è andato. Anzi, ti suggerisco di fare un rituale. Quando lui se ne va, tu devi andare in chiesa, non importa se sei credente o non credente, e accendi un cero alla Madonna. Vai dalla Madonna di qualche chiesa, diciamo, qualche santo, non lo so, ci avrai una chiesa dove cazzo abiti tu, no? Non è che abiterai in mezzo al Polo Nord dove non ci sono chiese, al Polo Nord non ci sono neanche i narcisisti, ci sono soltanto al massimo gli orsi polari. E quindi vai in una chiesa, che credi, che non credi, non importa, prendi un bel cero, fai anche una buona offerta, diciamo, non come le offerte che fa il canale da pezzente, ma fai una buona offerta, dona 5 euro, 10 euro, 20 euro, 50 euro alla chiesa e fai una donazione alla chiesa, in questo caso accendendo una candela perché il narcisista si è tolto dai coglioni. Questo dice, ma cosa serve? Beh, serve perché, come dire, vai a sancire una cosa molto importante, vai a sancire il fatto che il narcisista, vai a sancire il fatto che il narcisista praticamente in questo modo non starà più nella tua testa. Hai, come dire, hai suggellato, hai messo un sigillo perché l'offerta in chiesa, grazie Caterina, l'offerta in chiesa è praticamente è un sigillo che a livello analogico, a livello simbolico, ha il suo effetto, è un atto magico quasi, un atto cerimoniale. Gli atti magici si suddividono in due categorie. Ci sono gli atti di culto, che sono quando tu ascolti la messa, ad esempio, e l'atto cerimoniale, che è quando fai qualcosa di attivo, ad esempio dici la messa se tu sei il prete, oppure fai una donazione, accendi un cero, porti, che ne so, fai un'offerta, fai qualcosa. Ecco, quindi sono atti cerimoniali e gli atti cerimoniali sono di fatto atti magici che ti vanno a sancire quello che tu hai detto. E questo è molto importante. È come fare una sorta di voto, no? È come se facessi un voto per il fatto che meno male che si è tolto dai coglioni. Poi il narcisista utilizzerà, no, altre modalità per litigare con te. Ad esempio, andrà a, diciamo, a cercare dei problemi dove non ce ne sono. Quando hai a che fare con una persona che va a cercare problemi dove non ce ne sono, sta sicuro che è un narcisista che sta per lasciarti, sta per allontanarsi, sta per fare quello che normalmente viene chiamato ghosting, cioè ti ghosta, se ne va via. E anche qua, diciamo, un'altra cosa che utilizza spesso il narcisista per trovare delle scuse per colpevolizzarti di qualcosa e dire delle frasi, ad esempio, sei paranoico, quando è lui che è paranoico, quando ti dice sei troppo geloso, se mi prestassi più attenzione, io adesso non fai mai quello che ti chiedo, ma ti rendi conto che tu non... ecco, sono tutte frasi che fanno sì che il narcisista cerchi di squalificarti in qualche modo per trovare una giustificazione. Perché poi il paranoico è lui, perché è lui che proietta, lui o lei, che proietta le sue colpe su di te. E fa la vittima adducendo a te le responsabilità. Ecco, se mi è capitato questo è colpa tua, ecco, se mi è capitato quello è colpa tua. Tu, ripeto, devi semplicemente andare in chiesa e fare un'offerta quando se ne va, fare un'offerta della Madonna, alla Madonna diciamo, fare un'offerta della Madonna, cioè un'offerta sostanziosa alla Madonna, per sancire, per festeggiare il fatto che il narcisista se n'è andato. Questo è quello che devi fare se vuoi, diciamo, ottenere dei risultati. Un altro rituale, diciamo, che ti suggerisco di fare proprio per
sancire il distacco col narcisista, perché quando si toglie dai maroni, tu non devi assolutamente cadere in tentazione di ricercarlo, oppure cadere in tentazione di, diciamo, di ritornare con il narcisista. Quindi un'altra cosa che ti suggerisco è quello di fargli il funerale. Ovviamente non è che puoi fare il funerale in qualche modo, basta che vai, prendi una sua fotografia, se non ce l'hai te la scarichi da internet, se non c'hai neanche internet, Facebook, qualcosa, basta che scrivi il suo nome su un foglio di carta igienica, non so bene anche la carta igienica, se no una fotografia, e la metti dentro una scatoletta. Se proprio vuoi fare il figo, compri quelle piccole bare che vendono per le feste di Halloween, compri una piccola bara che vendono per le feste di Halloween, oppure dentro una scatoletta ci metti la foto, la vai a sotterrare, diciamo, da qualche parte, ci puoi anche sputare sopra, ci puoi anche mettere una piccola croce con scritto il suo nome, una piccola croce per due pezzetti di legno, così. E poi, se vuoi fare proprio le cose fatte bene, diciamo suggellate come rituale, vai dal prete e dici: guardi, è morto un mio amico, si chiama, che ne so, Mario Rossi, gli può dire la messa, il requiem, scusa, mi requiem, gli può dire un requiem, e tu gli fai dire requiem, così, diciamo, anche dentro di te elabori rapidamente il fatto che si è tolto dai maroni. L'importante è che poi dopo non lo cerchi più, ovviamente. E questo è una sorta di atto psicomagico, diciamo, alla Jodorowsky, che sancisce il fatto che tu hai preso atto di questo, no? Ecco, questo è un punto molto importante, un punto fondamentale. Perché per te la cosa importante è liberarti di questo parassita, non incolparti del fatto che se n'è andato. Tieni presente che tanto poi tornerà prima o poi. Quindi per te è fondamentale, quando se ne va, che tu vada, diciamo, che tu fai la messa, vai a accendere la cera alla Madonna, gli fai dire la messa, diciamo, fai la sepoltura, eccetera, eccetera. Ma poi la cosa importante è che vai e vivi la tua vita, diciamo, vivi la tua vita e trovi, interagisci con altre persone. Quando gli fai dire la messa, è importante che fai un'offerta sostanziosa al prete, eh? Più soldi dai al prete, anche più soldi dovresti dare a fare donazione al canale, comunque va bene lo stesso, dovresti fare anche donazione al canale, ma almeno al prete fallo, perché almeno i soldi che dai al prete vanno in beneficenza, e quindi invece se fai donazione al canale vanno a me, che sempre va bene, sempre lo stesso. Comunque, è importante, diciamo, è importante per fare questo, come dire, e poi dici: fate questo in memoria di me. E via, no? Cioè, in verità vi dico, fate questo in memoria di me, e questa è la cosa principale, la cosa fondamentale. Comunque, è importante poi non ricadere nella trappola quando il narcisista tenterà di tornare, perché ti ricordo che il narcisista tenterà di tornare. Normalmente, diciamo, può tornare dopo un po' di tempo, può tornare, diciamo, in diverse circostanze. Di solito torna facendo orbiting, no? Capisci che torna, che vuol tornare quando inizia, diciamo, a mettere, quando inizia a mettere dei like, quando inizia a mettere come possiamo dire, quando inizia a mettere, come possiamo dire, o dei like, oppure quando inizia a mettere qualche piccola frase, qualche piccola cosa, no? Allora capisci che vuol tornare. È importante qua che tu manco lo prendi in considerazione. E non devi stare lì a dire, entrare nella paranoia, lo faccio ritornare. No, 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 tu devi proprio trattarlo come se non esistesse più. Questo è fondamentale.
Questo è fondamentale, trattarlo proprio come se non esistesse neanche più. Deve essere, diciamo, un qualcosa che non esiste più nella tua vita, che non esiste più nella tua testa, e per quello che ti suggerivo anche di darti altre emozioni, perché imparare a darsi altre emozioni è fondamentale. Se non ti sai dare altre emozioni, se non sai stimolarti con nuove emozioni, diventa tutto più complicato, diventa tutto più difficile, no? Questo di stimolarti con altre emozioni è veramente importante, è veramente fondamentale, perché altrimenti la parte emotiva si aggancia alla merda se non sa a che agganciarsi. Questo è un'altra cosa che devi tenere presente. Grazie Caterina. È un'altra cosa che devi tenere presente. Se la parte emotiva non sa a che agganciarsi, perché ti faccio un esempio, no? Noi, se tu hai sete, ad esempio, hai sete e sei nel deserto, sei assetata. E quando esci dal deserto, che finalmente credevi di schiattare sotto il sole del deserto, riesci a uscire, trovi una pozzanghera, no? Trovi una pozzanghera di acqua sporca, non è che dici: ah no, io bevo solo minerale, ghiacciata, frizzante, perché quella naturale mi fa schifo, con una fettina di limone. Se non c'è questo non bevo. No, se tu hai una sete della Madonna, bevi e come? Quindi andrai a beverarti, diciamo, nella pozzanghera di acqua sporca, e sarai felice pure di, diciamo, e sarai felice pure di berti quell'acqua sporca. E così, se tu alla tua parte emotiva non sai dare le giuste emozioni, come dire, la tua parte emotiva si accontenterà addirittura del narcisista, e questo devi tenerlo presente, è molto importante questo. Bene, quindi se tu seguirai queste istruzioni vedrai che non avrai problemi e lo toglierai dai maroni una volta per tutte. E adesso ovviamente iscriviti a tutti i miei canali YouTube, mi raccomando, attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video, mi raccomando. E per questo video è tutto.